si chiama Sandro Giacobbe e ha anche una grande famiglia da presentarci. Sandro, benvenuto! Eccomi! Signora mia, lo sapessi quante volte ti ho sognata. Prego! Sei sempre ragazzino, eh? Bah. Proviamo. Guarda che bello occhiale colorato. Proviamo, Serena, proviamo, perché qui gli anni aumentano sempre. Uno e tu quanti anni senti, però? Me ne sento 35, una bella età, 35. 35? L'entusiasmo. Sì. È stata la tua età migliore? Beh, dai 30 ai 40 sicuramente sì, perché la maturità, perché tante voglie di fare, entusiasmo. Belle cose, i figli nell'età tra i 30 e i 40 sono arrivati anche i miei due figli. Quindi... 50 anni di carriera. Peraltro, la cosa singolare della carriera di Sandro è che poi tu rimani folgorato dalla musica da due, diciamo, due persone diverse che cantavano, diciamo così. I primi erano i contadini lucani dove tu andavi in vacanza perché i tuoi nonni materni, no? Genzano erano di Lucania. Esatto. Sì. Quindi prima i contadini su quei carri, che immagino, certo. Insomma, che anni erano? Anni 60? Beh, parliamo, magari, no? Pure prima, parliamo, 50. Parliamo del 53. Quindi io 54. Già immagino come forse qualcuno di noi l'ha vissuto, questi, non so, i covoni di fieno e i carri con... E che cosa cantavano? Ma le canzoni popolari della Lucania, quindi io ero un ragazzino portato dai nonni in campagna perché i contadini li portavano sui cassoni del camion, quindi quando racconto queste cose... Sui sembra... cassoni del camion, quindi dove sono? C'era la cabina del camion, dietro c'era il cassone adibito con due panche lunghe tutto il... Pericolosissimo. Il cassone, ma no, c'erano proprio tutti lì seduti e io magari sentivo queste persone, questi contadini, per fare un'ora di viaggio cantavano. Quindi imparavo oppure cercavo di imparare le loro canzoni nel loro dialetto. E quindi penso che ho cominciato proprio così, da piccolino, ecco, amando la dove musica. Dove come immagino quanto ti sarai divertito in quegli anni così pieni di vitalità e di speranza. Abbiamo i contadini e poi abbiamo i Beatles. Diciamo quindi se Sandro Giacobbe è qui con la sua chitarra, perché tu avevi visto il concerto, c'era pure sì. Memo, perché Memo sta ovunque, a Genova. Lui era a Milano. Tu eri a Milano a vedere i Beatles. Sì. Beh, i Beatles sono dove stati... Dove passa la storia, Memo c'è, giusto? No, è vero. E l'età, cosa vuoi fare? Ma no, è che sei una persona curiosa, quindi... È vero, ma lì è stata la folgorazione. Cioè, i Beatles che arrivavano in Italia, arrivavano a Genova, nella mia città, non potevano mancare, ho fatto i salti mortali per esserci. E poi, Serena, c'era una cosa importante all'epoca, che... Uscendo da lì, io ho capito che avrei dovuto fare sicuramente il musicista o imparare a suonare uno strumento, anche perché se tu andavi in giro per la città, anche solo con la fodera della chitarra, senza la chitarra dentro, bastava il fodero, andavi in giro così, le ragazze erano assicurate, perché tanto pensavano... E quindi c'erano le doppie cose che funzionavano. Acchiappare la ragazzina e intanto piano piano, anche se non avevi la chitarra... Poi tu bel ragazzo. Ho fatto pubblicità e poi dopo continuiamo a parlare con Sandro. E le aperture incredibili. Io mi immagino la libertà di questo bimbo che arrivava d'estate in Basilicata da Genova e cantava con i suoi campi nonni. Di grano. Che meraviglia. Ma poi quando arrivavi nei campi, ecco, in questa stagione dove si arrivava poi alla vendemmia, all'uva, eccetera, oppure io mi ricordo della mietitrice che ancora andavano a mietere veramente il grano, ma non andavano come adesso con le situazioni che in un giorno fai tutto. Lì arrivavano e lavoravano giorni interi per una settimana, quindi le donne che preparavano da mangiare per le persone che arrivavano, per gli uomini e tutto questo trafila, sono situazioni che ho qui nella mia memoria che non mi nella hanno mai lasciato. Nella memoria di tanti di noi, perché veramente è un vissuto collettivo, popolare, bellissimo. Certo. I successi di Sandro Giacobbe, vediamo. Signora mia, sapessi quante volte ti ho sognato. E nei miei sogni ti vedevo addormentata. Mi ho fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre, il sorriso.
la neve scaldami il cuore e poi bevi nel mio bicchiere. Sarà la nostalgia, devo dire, a rivedere come eravamo vestiti negli anni Ottanta, nostalgia zero. Ti direi una maglia a scacchi Gran Premio così, non me la ricordavo proprio. E invece purtroppo devi ammettere i tuoi errori. Anche quello. Esatto, che rimangono negli archivi Rai e poi arriva il giorno in cui anche, anche il più elegante dei cantanti si deve rivedere la maglia a scacchi. È vero. Questa chitarra sta lì per essere suonata. Questa chitarra è qua per dedicarti qualcosa. A me? Non lo so, alle donne, alle signore. Jessica, chi lo dedichiamo? Che ne so, io non lo so. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via. Sarà, ma sono qua, un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora mia. Sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà? Ma sai cosa ho notato? Che c'è una canzone che si chiama Il Giardino Proibito, che per me è tra le più importanti della mia vita, perché se io sono famoso in Spagna, in Sud America, veramente lo devo a quella canzone, che è Il Giardino Proibito, che è stata tradotta, è diventata Il Jardín Prohibido. Io sono diventato l'ombre del Jardín Prohibido. L'uomo del giardino, che è anche una cosa un po' impegnativa. L'uomo del Giardino Proibito. Racconta di io ragazzino, che avevo la ragazzina, e andavo dalla mia ragazzina a dire che aveva avuto una storia con la sua migliore amica. Ma poi c'erano anche tu tutte queste storie un po' intricate, perché so che c'è forse una leggenda che tu però alimenti sugli occhi di tua madre. Sì. Cioè che veramente è successo? Gli occhi di tua madre, quello poetica, che tu racconti, scusa. No, che tu innamorare, vedi, è molto poetica, no? Che è la gente che si è inventata questa storia, che io ero a casa sua, che poi lei mi ha detto ti faccio un caffè, e io le ho detto, ma era già due o tre volte, mi diceva ti faccio il caffè, la ragazzina non arrivava. Ho detto, non è che mi fanno male tutti sti caffè. E lei a un certo punto ha detto, ma no, dai, prendiamo il caffè, adesso arriverà. Poi, proprio mentre ci stavamo dando il primo bacino, suonano alla porta ed arriva la figlia. Arriva la? La figlia. La figlia, che era quella che tu corteggiavi, certo, però. Stavamo, capito? Ma è vera questa storia oppure no? Come no? C'è gente che ci ha fatto dei film, dei romanzi, delle cose. Vabbè, ma non esageriamo ora. Un film di romanzi, Hollywood è pronta per girare, scusami. No, scherzo, però indubbiamente consideriamo una cosa. Quindi praticamente tu aspettavi la figlia. Sono andato, dovevamo uscire con questa ragazzina, no? Uscivo con ragazzina, lei. Ragazzina, quanto ragazzina? 17 anni, io ne avevo 19, cioè stiamo parlando di cose, ma proprio nella situazione. Io ero tipo ragazzina. Proprio Mrs. Robinson. Sì, proprio. Tipo come era? Laguna Blu, quelle robe okay, lì. Ok, quindi tu dovevi uscire con la ragazzina. E sono andato a casa a prenderla. Ok. Ma lei non c'era, chiaramente, se no come faceva a scrivere gli occhi di tua madre? Però la mamma? La mamma c'era. Ed era una bella donna la madre. E allora niente, abbiamo cominciato a chiacchierare, a simpatizzare, a parlare. Però poi è arrivata la figlia, quindi la cosa è finita lì. C'è stato proprio un momento che ha ispirato. Ma per un ragazzo di 19 anni, soprattutto in quegli anni, sì. Era più facile innamorarsi delle mamme o delle coetanee? Cioè c'era comunque il... Così l'idea, appunto, penso a Mr. Laureato, no? Al film, certo. Mrs. Robinson. Ma Serena, io, gli occhi di tua madre, ma io avevo già un precedente. Cioè? Scusa. Signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata. Quindi avevo il precedente della signora. Va bene. Oh, è tutto chiaro. Hai capito? Poi tra chiaro. La signora e... la madre c'era stata questa
questa parentesi con il giardino proibito della storia che... E che quando... No, dicevo prima che quando poi si vedo le mie canzoni che hanno avuto... Il giardino proibito ha avuto un grandissimo successo, veramente. Te la ricordo un pezzettino? Poco poco? Guarda, fa... Nella mente, negli occhi, nel cuore, ci sei tu, infinito amore. Ci sei tu, adesso solo tu. Questa era il giardino. Cettola qualunque. Cettola. Musica! Fuori. Qualunque vende! È mattino, vuoi. Lazio va, è tuo. Quanto spazio intorno a noi. Il mio cielo, la mia anima. Cazzo, cazzo. È tuo, è tuo. Ma, Sandro, io sono... Te l'ho regalato. Ma mi dispiace, Sandro, io non so, ma non credo che si possa... Non posso portarmi a casa, Sandro. È un regalo, no, di Natale, meglio di Giacobbe, ma che c'è, posso, va bene. Ma non posso portarmi, no, a casa, Sandro. Sei contento, Sandro? No, io sì, sarei, ma anche, ma... contento. Ma altrimenti mi è stato detto, a come ci piace un pelo, a Sandrone. Lascia stare che adesso... Sai, comunque, guarda, no, che funziona, Ma certo che funziona. Guarda che funziona. Sandro, attacca, forza giù, attacca. Sandro, attacca. Ma devo mettermi un... Devo fare una cosa a cappella, però. Sei timido, comunque. No, nel senso che... Non venire a rubare a casa dei ladri, ma fallo bene. Non ho la musica. Forza il gioco. Funziona. M'hanno fatto innamorare, ah, vabbè, però qua, allora... gli occhi verdi di tua madre, il sorriso di un tramonto dove ci si può specchiare. Perché va detto che Cettola qualunque era Che tempo che fa, ovviamente salutiamo Fabio Fazio, sì, e utilizzava questa tua canzone per il suo, per l'ingresso di questo orribile politico, qualunquista, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo riso, abbiamo scherzato, però voglio salutare tuo figlio Andrea, che è un bel ragazzo di 37 anni. Ciao Andrea, in collegamento con noi da Cortona, luogo meraviglioso. Ciao Andrea, com'è papà? Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te. Com'è? Papà è un vulcano, com'è papà? Età anagrafica 35 anni. È incontenibile. E si capisce, l'abbiamo capito, 35 anni. Ecco, ovviamente come nelle vite di tutti ci sono stati momenti divertenti e momenti complicati. È vero. Un momento molto molto complicato della tua vita è stato quando Andrea era poco più, era un bambino di 12 anni e addirittura un medico ti disse con parole agghiaccianti: fosse mio figlio non lo farei operare. Che cosa era successo? Sì, questo è successo perché Andrea purtroppo improvvisamente stava benissimo e poi invece si è scoperto che aveva un tumore e questo tumore aveva anche intaccato, dopo aver fatto una prima serie di chemio, e praticamente sembrava che avesse intaccato con qualche cosina il fegato e quindi si trattava di capire se questa operazione che mi chiedevano di fare, perché non si capiva bene se era una metastasi o se invece era una cicatrice provocata dalla radioterapia, e quindi il medico mi ha dato proprio questo compito di prendere una decisione dicendomi: io se fosse mio figlio non lo farei operare. Però la decisione spetta a lei, e io ero tra questo professore a Padova e invece la persona che mi accompagnava, che era dell'ospedale Gaslini, che mi diceva: ragiona su questa cosa perché è molto importante. Ma se non operarlo, lo fai operare adesso, appunto, potrebbe fra 2 anni generare questa piccola cosa che non sappiamo, un problema molto ma molto più serio, che poi nel fegato sarebbe stato devastante. Se lo fai operare c'è il rischio, purtroppo, però, che quell'operazione era complicata, quindi trasfusioni, robe del genere, eccetera. E è una decisione che io non auguro a nessun papà di avere un peso così grande da poter decidere. E poi probabilmente, siccome nella vita io sono anche nato fortunato oltretutto, ho scelto di farlo operare,
Ed è andato tutto bene. È andato tutto bene. Andrea è lì che dice che sono tremendo. Esatto, vedi, cioè, quella riconoscenza. Andrea, senti, ma a te come te l'hanno, sì, come te l'hanno veicolata questa che obiettivamente era qualcosa di complicato, comunque le operazioni, un ragazzino, cioè come ti hanno sostenuto con leggerezza, raccontando di tutto, come sei stato aiutato, sì, a superare, Serena, questo momento? Appunto, essendo io proprio piccolino, a 12-13 anni, l'unico mio interesse era giocare a pallone, quindi mi spiegavano semplicemente le cose che c'erano da fare con i termini dovuti e giusti da dare a un bambino della mia età, e quindi ho sempre preso le cose in maniera molto serena e tranquilla. Ma complice sono stati sicuramente i miei genitori, mio fratello, la mia famiglia, che in ogni momento non mi hanno mai fatto sentire malato. Questo secondo me è il messaggio più importante. Che mi fa piacere condividere, perché un po', no, la vita è bella, cioè l'importante è poi trasmettere ottimismo, anche se magari appunto dentro di sé un genitore ovviamente immagino come possa essere stato. E poi nella vostra famiglia è entrata la tua attuale compagna, si chiama Marina, che è qui con noi. Benvenuta Marina. Ah, c'è anche lei. Benvenuta, mi alzo come una signora, prego. Buonasera. Buonasera signora. Ciao, sei più giovane di questo 35enne? No. Io? No. No. Perché? Sembro più giovane. No. Ma si nota, io di solito dico che sono più giovane io. Allora ma si ma nota. Ma sto giocando, sì, dai. Sì. No, io non si nota nulla, solo no, siccome lo so, come tutte le come molte cose che, sì, che racconto. E perché poi è stato anche, insomma, c'è stato anche un momento complicato nella vostra relazione, perché anche Sandro ha dovuto combattere con un sì, tumore. Non mi sono fatto mancare sì, nulla. La vita è così. Sì. Vero, vero. Però lo dicevo, insomma, durante le interviste pre-trasmissione, siamo fortunati forse per questa strana incoscienza in cui viviamo, perché affrontiamo le cose col sorriso, e si va avanti. Tanto cosa devi fare, Serena? Niente. Cioè, quando le cose arrivano, arrivano. O ci vai dietro, o ci vai dietro. Quindi sorridiamo, andiamo avanti. C'è stato un attimo che mi ha fatto barcollare prima dell'intervento, perché sto tremendo qui, come dice Andrea, mi ha scritto una lettera che mi ha un po'... Cioè? Insomma, dove... Che ce l'ha scritto in questa lettera? Molte cose, però la cosa che mi aveva colpito di più... Ma chi l'ha scritta, io? Sei tu. Io? Perché... Ma se... non mi ricordo che faccia... Niente. Che faccia? Comunque c'erano scritte molte cose. La cosa più importante era, che mi ha toccato tanto, era: non so cosa succederà domani, come cambierà e se cambierà la nostra vita, però quello che so è che io ti amo e cioè, continuerò ad amarti. Quindi quello mi ha fatto barcollare. Però poi siamo sempre positivi, sorridenti, andiamo avanti, va bene così, questa è la vita. Ti ha fatto barcollare, perché poi forse lui con quest'aria un po' da eterno ragazzino... Insomma, sentirlo invece sì, sì, più sì, profondo, più sì, sì, comunque di fronte ti alla difficoltà. Perché non te lo aspettavi, vero? No, no, non me l'aspettavo assolutamente. C'è qualcuno che vi manda un messaggio? No. Carissimo Sandro, è davvero un piacere per me farti gli auguri per i tuoi 50 anni di carriera. Guarda che sfondo ho scelto, un bel quadro, una natura morta, vedi dietro... con che si immette in un bosco, come il bosco della nostra vita, misterioso. Tu nel 71 hai fatto il primo 45 giri, io l'ho fatto nel 75. Poi i nostri destini si sono incrociati sulle strade della solidarietà, della musica e anche della vita in generale. E abbiamo imparato a volerci bene. E io ancora te ne voglio. Per quello sono qui e per questo, anzi, sono qui a dirti auguri, a dare un abbraccio a te, alla tua compagna adorabile Marina, e non mollare mai, amico mio, che anche tu ne hai passate di tutti i colori, ma ti sei sempre rialzato. Un abbraccio dal tuo amico Enzo, detto Pupo. Ciao. Grazie. Avrebbe preferito la natura viva, però visto che non aveva altro, che aveva quella morta a disposizione, che aveva dietro questa roba. Prossima volta glielo dico. Che avete fatto anche la Nazionale Cantanti insieme. Beh, noi 40 anni passati giorno per giorno e ogni lui, partita. Cosa ti ha insegnato Pupo, umanamente?
che l'allegria, l'allegria con Pupo è assicurata, le risate, la cosa di prendere tutto veramente con tanta ti allegria. Ha conquistato con le risate, Marina? Mi ha conquistato con il mangiare. Col mangiare, sì, cioè? Lui cucina, mamma mia, meravigliosamente bene. Ricetta preferita? Beh, pesto. No, a parte il pesto, però insomma, cucinare anche parte il pesce. A parte quello che ho detto cucina, cucinava, prima, signor, prima. Prima, non adesso lo cucino io. Allora adesso lo dico così. Dai, dillo. Lei prima non cucinava, spesso cucinavo io. Ma come io. Non cucinavo? Prima all'inizio cucinavo quasi sempre io. Facevi bene. Ma va bene. Poi lei si è lamentata perché non cucino più io, ma cucina lei. E va bene, non mi lamento più io. Adesso cosa succede? Che quando cucina lei dice però non mi viene buono come viene buono. È vero, allora, è vero. Però cucini raramente adesso. Va bene, dai, fateci ascoltare qualcosa. La scena è vostra. Io ho il mio microfono. Grazie, io voglio salutare di nuovo Andrea che è sparito. Ciao Andrea. Ciao Andrea. L'allegria non manca, mi sembra. No, da noi no. Strana vita sei, adesso che c'è lei, risvegli anche il mio cuore. Che strana vita sei, ci prendi e poi ci dai, sei come un temporale. Sai, da quando sto con te, il tempo vola via e non lo so fermare. Ma tu rimani come sei, anch'io ho paura, sai, ma voglio andare avanti. Io ti posso dare un'ora prima di dormire. Grazie di essere venuti a trovarci, Sandro, grazie. Andrea, Marina, grazie davvero.